Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, we're on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any day, any day. Say the word. On my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word. On my way. Bonafide stallion. You ain't no stable, no, you stay on the run. Been on the side, you're number one. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, siamo al Teatro Centrale e ci troviamo nei pressi della meravigliosa cornice di Piazza Venezia e mi trovo qui in compagnia della conduttrice della manifestazione, il progetto internazionale di questa sera, Nathalie Caldonazzo. Buonasera. Questo è un progetto che sposa la moda, l'arte e la cultura e la solidarietà. Tu questa sera sei la conduttrice della serata, ce ne vuoi parlare un attimo meglio? Assolutamente, quando Steven mi ha proposto di presentare questo evento ho subito apprezzato la tipologia, in quanto si premiano delle personalità. Qui si parla di persone che comunque molti di loro li conosco, soprattutto per quanto riguarda la moda, no? Il premio Alta Moda, quindi io conosco benissimo Anton Giulio Grande, Nino Lettieri, Maria Celli, sono tutte persone comunque che nella vita non hanno mai mollato un attimo, hanno iniziato da zero, si sono rimboccate le maniche, credono in un sogno, mai come ora abbiamo bisogno di sognare e di credere in qualcosa, quindi questi sono degli esempi per noi che questa sera vengono qui a raccontare in qualche modo, in sintesi, la realizzazione del loro sogno e i progetti futuri. Quindi noi dobbiamo vivere adesso di questi momenti, ne abbiamo bisogno più che mai. Mondi 2022, mi trovo in compagnia dello stilista Alviero Martini. Buonasera Alviero. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera e ben trovato. Alviero, la manifestazione di questa sera, ci saranno proprio delle statuette, dei riconoscimenti e so che anche lei riceverà un riconoscimento molto speciale. Che valore ha per lei? Beh, guardi, devo dire che un po' tutto l'anno ti conferiscono onorificenze piuttosto che premi, piuttosto che altri souvenir, però io ho spesso detto di no, perché spesso non hanno lo spessore che Steven Torrisi dà a questo premio, ovvero premi all'eccellenza italiana, ma non solo con uno sguardo alla moda, ma bensì al sociale, per cui è un premio molto ambito proprio perché si rivolge a più categorie. Cosa rende uno stilista intramontabile? Beh, sicuramente il suo stile, poi se il personaggio è anche una persona, come nel mio caso, ma non lo voglio dire io, umile e modesta, alla portata di tutti, allora la gente crede ancora di più, si fidelizza, perché sa che non è lo stilema classico dello stilista capriccioso piuttosto che voluttuoso, ma è uno con i piedi per terra che vive la realtà della gente. È cambiato il mercato della moda da qualche anno a questa parte, Alviero? È cambiato completamente, è cambiato drasticamente, è cambiato in un modo che non so se recupereremo parte di quella moda che c'era prima. Prima il mercato era fluido, era fluente ed era anche spontaneo, adesso è tutto basato su degli stilemi che non sono assolutamente più i miei. Io mi sono adattato perché i social hanno purtroppo rovinato, hanno aiutato perché hanno aiutato a diffondere le immagini, ma hanno rovinato la cultura. La gente ormai è diventata, non voglio usare un termine dispregiativo, ma non ha più quella cultura del Made in Italy che c'era una volta. Sono
tanto onorato di stare qui perché, come potete vedere, sono amante della moda, quindi essere ospite e cantare, esibirmi in un evento del genere a me fa più che piacere ed è un immenso onore e soprattutto è un modo per stimolare la crescita continua dell'arte e la moda fa proprio parte dell'arte italiana.